Break down the awkwardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see. Ciao a tutti, io sono Gianni, benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo video nel quale oggi torneremo a parlare ancora di droni e lo faremo non per testare un nuovo modello ma piuttosto per affrontare un argomento molto caldo in questi giorni che riguarda l'entrata in vigore anche in Italia del nuovo regolamento che disciplina questo settore e che si è reso necessario per adeguarsi alla nuova normativa europea. In particolare oggi vorrei prendere spunto da quanto pubblicato sul sito di Dronezzine, spero sia questa la pronuncia esatta, dove uno o due giorni fa è apparso, anche se personalmente l'ho visto solamente ieri sera, dicevo che è apparso un articolo dove si riporta che il nuovo regolamento ENAC, che per fortuna è ancora in fase di bozza, ma che se tutto va bene potrebbe entrare in vigore già dal 5 agosto prossimo, dicevo che il nuovo regolamento ENAC prevederebbe l'obbligo assicurativo anche per i droni al di sotto dei 250 grammi di peso, cosa che il regolamento europeo non contempla assolutamente come obbligatoria e, come riportato nell'articolo stesso, non si tratterebbe di una polizza diciamo così generica, ma di una polizza specifica proprio per i droni. Ora in questo video non vorrei entrare in eccessivi tecnicismi, anche perché si tratta di una normativa ancora in bozza e che prima del 5 agosto potrebbe essere, come io spero, modificata, per cui illustrarvela nel dettaglio al momento non avrebbe senso, sarebbe esclusivamente una perdita di tempo. Ad ogni modo, se siete interessati, vi lascerò qui sotto in descrizione il link all'articolo completo. Quello che a me interessava di più è discutere invece con voi su questa tendenza tutta italiana, per cui quando si deve legiferare per disciplinare un qualsiasi settore, più che guardare realmente ai benefici della nuova normativa e agli interessi degli utenti, si finisce quasi sempre per favorire questa o quella categoria. Intendiamoci, io non ho assolutamente nulla contro la categoria degli assicuratori e non ho assolutamente nulla in contrario, soprattutto in questi tempi di crisi, a diciamo così tra virgolette cercare di creare lavoro. Quello che non riesco invece a digerire è che come sempre il legislatore abbia questa tendenza di lanciare il sasso e nascondere la mano, per cui il regolamento è stato, almeno spero, pensato e quindi di conseguenza scritto in un certo modo intenzionalmente, e cioè con il disegno di estendere l'obbligo assicurativo anche per i droni al di sotto dei 250 grammi per l'appunto. E poi però se questo scopo, complice anche il caldo di questi giorni, non passa inosservato come si vorrebbe, ecco che si comincia a parlare di effetto collaterale, come se i regolamenti si scrivessero da soli o per volontà divina. Quindi, tralasciando per ora il fatto che in alcune situazioni, soprattutto per chi volando per lavoro, si trovasse ad utilizzare un drone anche inferiore ai 250 grammi, dove per via della presenza di persone o di altre cose sia possibile fare danni, e quindi in quel caso l'obbligo assicurativo potrebbe anche trovare giustificazione, sembra effettivamente assurdo imporre invece un tale obbligo a chi vola per puro divertimento in spazi isolati, dove provocare incidenti con un drone del genere è praticamente impossibile, proprio per via delle caratteristiche di quel tipo di quadricotteri e in primis per la distanza massima di controllo, che è decisamente limitata. Ora ovviamente è partita una controproposta o proposta di modifica al regolamento, che dir si voglia, anche perché siamo ancora, come vi ho già detto, nella fase in cui è possibile farlo, e quindi proporre delle modifiche che molto verosimilmente, nella logica tutta italiana del chiedere 100 per poi avere 20, verranno probabilmente accolte almeno parzialmente. Perlomeno questo è il mio pensiero, in modo che l'obbligo rimarrà ma in una forma diciamo così più soft. Scusate se vi ho annoiato con questo sfogo, ma quello che mi ha particolarmente irritato di tutta questa vicenda è la solita tendenza tutta italiana di cercare di favorire questa o quella categoria lanciando prima il sasso e poi nascondendo la mano. E ripeto ancora una volta, non ho assolutamente nulla contro la categoria degli assicuratori, ci mancherebbe altro. È uno sfogo che si rivolge esclusivamente contro i legislatori che, nonostante le solite dichiarazioni di facciata, non riescono mai in alcun modo a perdere questo vizio, che poi si traduce nel prendere le distanze da un qualcosa che è stato prima pensato e poi scritto da loro stessi, quindi si presume con un'intenzione ben precisa. Solo che quando questa cosa viene fatta presente si scopre, si inizia a parlare di effetto collaterale che poi, si badi bene, si ripercuoterà naturalmente ed esclusivamente contro gli utenti finali. Come sempre sarei curioso di conoscere qual è anche il vostro pensiero su questa vicenda. Detto questo, a me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi per la visione. Ci vediamo alla prossima. Ciao da Gianni.